Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo video. Oggi video review dei prodotti finiti di aprile e di maggio. Iniziamo subito. Questo olio di mandorle della Vittoria Verde è un olio di mandorle naturale, viene intorno agli 8 euro. Sicuramente lo riacquisterò perché mi sono trovata molto bene, un ottimo idratante. L'unica pecca che ha, che fa un po' fatica a penetrare, rimane abbastanza unto rispetto agli altri oli, però sicuramente lo riacquisterò perché è ottimo. Quindi questo sì. Poi, questo detergente viso, che è un gel mousse, è un purificante, quindi pulisce a fondo la pelle, e l'Hydra Sun Skewer, la marca è Le Cosmetique, è un prodotto che trovate solo nei Carrefour Market. Questo prodotto qua sicuramente lo riacquisterò perché è molto valido, viene intorno ai 3 euro, lo faccio vedere bene, così viene intorno ai 3 euro ed è veramente buono. Ti lascia veramente la pelle pulita e fresca, quindi questo qua sicuramente sì. Della stessa marca, quindi sempre della Le Cosmetique, l'Hand Cream, quindi questa crema mani. Questa crema mani vi dico di no, no, non la riprenderò perché al momento sembra che sia molto idratante, poi in realtà non idrata molto perché dopo circa un quarto d'ora, 20 minuti che ce l'hai su, sparisce l'effetto, quindi non dura niente. Quindi questa qua no, anche se veramente viene intorno ai 2 euro, ma non ne vale la pena, quindi no, questa no. Parliamo dell'Achico, questo correttore rughe, il 3D Filler dell'Achico, questo qua dovrebbe avere un'azione comunque correttiva delle rughe che comunque si vanno a formare contorno occhi, specialmente quando noi mettiamo il correttore. Quindi dovrebbe avere la sensazione dell'Eye Definition Elixir, che comunque non lo cambierò con niente perché l'Eye Definition Elixir è veramente un prodotto fantastico, ve ne avevo parlato nell'altro video quando parlavo di correttori. Questo prodotto qua io non lo ricomprerò perché veramente non sono riuscita neanche a finirlo perché è pessimo. Non ha l'azione che deve avere e veramente non ne vale la pena perché non è pastoso, non so, non riesco a metterlo neanche nei contorno occhi, veramente è impossibile metterlo, quindi questo prodotto qua no. Poi, Lancôme, questo tonico qua della Lancôme è buono, però penso che non lo riacquisterò perché. Perché comunque per un tonico così si può spendere assolutamente meno, quindi no, questo tonico qua no. Questo contorno occhi e labbra della L'Oréal Age Perfect, qua dice che ha un trattamento ricostituente profondo che comunque distende la zona contorno occhi. Assolutamente no, non ha nessun tipo di effetto di quello che c'è scritto, quindi questo qua non lo riacquisterò. Poi l'ultimo prodottino è questo qua, questo deodorante della Roberts Derma Zero. Questo deodorante qua è fantastico, è specifico per le pelli sensibili, ha lo 0% di antitraspiranti, 0% d'alcol, 0% di sali di alluminio, 0% di parabeni. È ottimo, è fantastico, lo potete mettere anche dopo la depilazione, non avete nessun tipo di ustione di bruciore, quindi veramente questo qua è favoloso, io lo riacquisterò. La mia review è terminata, per adesso vi saluto e vi aspetto alla prossima. Ciao!